social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'informazione, un'informazione veramente molto varia e molto vasta, perché veramente tocchiamo tanti argomenti differenti. Oggi siamo in ambito sportivo, siamo con un istruttore ma anche un presidente di arrampicata sportiva, presidente presso il gruppo Roccia Siracusa, che ovviamente valuta anche un ambito indoor, cioè la palestra Vertical Climbing Center. Benvenuta Simone Alberto Piera. Salve a tutti, sì, sono Simone, detto anche io per gli amici, come la maggior parte delle persone dell'ambiente mi conoscono. Anche se Simone è un nome bellissimo, un nome che ricorda ovviamente dei suoni un po' sudamericani, no? E allora, come nasce la passione per l'arrampicata? Come nasce la voglia di essere uno scalatore, tutto sommato? Allora, sicuramente la voglia di scalare è probabilmente qualcosa di innato che penso quasi tutte le persone, forse tutti, abbiamo. È uno dei gesti motori forse che il bambino già ai primi anni della sua vita, purtroppo nelle nostre culture tende un po' ad essere un po' soffocato, e quindi poi molti lo riscoprono anche, diciamo, in tarda età. Io l'ho scoperta da 20 anni fa grazie alla mia compagna, cioè attuale moglie, ma all'epoca la mia compagna, che aveva casualmente incominciato con degli amici a arrampicare. Un giorno mi ha portato in palese a fare questa bellissima esperienza, e da quel momento, insomma, non ho più smesso e siamo arrivati ad oggi. Non ce n'è stata per nessuno. Allora, cosa ci si ritrova a fare durante un'arrampicata? Che tipo di sensazioni, di percorsi, di pensieri si fanno quando si scala una montagna? Allora, intanto va fatta una premessa che scalare è un termine molto vago, specialmente oggi come oggi. Scalare nasce dall'alpinismo, quindi una cosa è fare una via alpinistica, che è molto un aspetto di avventuriero, no? Un'altra cosa è scalare una falesia, quindi vie molto, molto brevi dove il gesto atletico è preponderante. Altro è arrampicare indoor, nelle varie discipline delle arrampicate che oggi vengono proposte. Sicuramente, come diciamo, penso la maggior parte degli scalatori, quasi tutti abbiamo cominciato sulla roccia, sulle falesie. Diciamo pure che la zona di Siracusa e di Ragusa, le posso considerare una macro provincia, è una delle più, diciamo, fertili di falesi da questo punto di vista, quindi offre tantissima roccia per scalare. Le sensazioni comunque sono ovviamente simili, ovviamente la sensazione di libertà, una sensazione di sfida contro se stessi, dove praticamente siamo noi contro la roccia e ci misuriamo contro le nostre paure. Quindi per molti che non la conoscono, sicuramente l'arrampicata ha più degli aspetti mentali, più che degli aspetti fisici. Quindi superare la paura del vuoto, la sensazione bellissima di raggiungere un obiettivo come la fine della via, per raggiungere la catena, se vogliamo fare una similitudine con l'alpinismo, raggiungere la vetta di una montagna, insomma, è un grande obiettivo, quindi grande soddisfazione sicuramente. Allora, io invece credo che ci vuole una grande prestazione fisica, perché bisogna avere veramente non solo tecnica ma anche braccia ben strutturate, gambe flessibili, insomma elasticità. Secondo me ci vuole una buona preparazione fisica per poter essere appunto in grado di arrampicarsi. Ma diciamo che questo è un po' quello che nell'immaginario di tantissime persone rappresenta l'arrampicata, quindi fisici asciutti, forza notevole, specialmente nelle braccia, correttamente, come dice lei. Ma questo in realtà non è del tutto vero, perché l'arrampicata dipende dal tipo di approccio che uno ha, ci sono vari livelli di difficoltà. Per chi approccia l'arrampicata posso già dire che le braccia e la forza fisica sono del tutto secondari. L'arrampicata, diversamente da quanto si possa immaginare, almeno nella fase iniziale, si fa principalmente con le gambe. E la spinta verso l'alto viene dai piedi, non dal tirare con le braccia.
le braccia servono all'inizio principalmente per l'equilibrio, quindi per non cascare, quindi per tenerci in equilibrio sulla parete, e sono le gambe, quindi i piedi posizionati bene, che ci spingono verso l'alto. Poi è chiaro che quando si vuole andare a raggiungere, oltrepassare i propri limiti, quindi si va su difficoltà maggiori, quindi si incomincia a assaporare lo strapiombo di alta difficoltà, a quel punto sì, allora correttamente la parte superiore del corpo va ben allenata, e sicuramente gli avambracci sono la parte più sollecitata e spesso meno allenata nel, diciamo, nella maggior parte delle persone. Comunque su tutto io credo che siamo d'accordo, è pacifico che ci vuole la consapevolezza e la preparazione e l'allenamento per poter iniziare a scalare una parete. Ovviamente non ci si può improvvisare, errore improvvisarsi, perché c'è bisogno di tecnica, ma anche c'è bisogno di una grande dose di umiltà, perché insomma bisogna averla l'attenzione necessaria quando si pratica uno sport di cui non si conoscono bene le pratiche, appunto gli allenamenti, le tecniche. Allora, sicuramente questo è fondamentale per quanto riguarda l'arrampicata outdoor, certo, e nell'indoor per quelle strutture, quelle palestre che hanno a disposizione la parete di difficoltà, quindi vie che superano i 10-15 metri di altezza, dove quindi la corda è a protezione della caduta. Mm. Nell'arrampicata sportiva ci sono anche altre discipline, tipo il boulder, dove si praticano pareti di massimo, diciamo, circa 5 metri con un materasso a protezione della caduta stessa, quindi dipende da quello che si pratica. Certo. Come dicevi, sicuramente in palestra chi ci salva la vita è la corda, e il nostro assicuratore, quindi la persona che tiene con un dispositivo di sicurezza un capo della corda, e quindi evita l'impatto a terra. Improvvisarsi è la cosa più sbagliata, anche se possiamo dire che la maggior parte degli incidenti sono capitati a persone con una certa esperienza, quando si raggiunge una certa tranquillità, no? Certo. Si incomincia ad avere troppa sicurezza in se stessi, non va bene. E allora a volte cala un po' l'attenzione, cala la guardia, e allora lì il rischio incomincia ad esserci. Però sicuramente non ci si può improvvisare, bisogna indubbiamente passare per un corso, per degli istruttori qualificati, non importa quale sia la federazione, la società di riferimento, ma è fondamentale fare questo passaggio. La vita viene sicuramente prima di tutto, e tendo a dire che noi la chiamiamo arrampicata sportiva proprio perché è un'attività che non prevede il rischio di farsi male, quindi fatto tutto in totale sicurezza. Bene, allora sicuramente per chi è vicino a Siracusa, e siamo nella bella Sicilia, il Vertical Climbing Center di via Padova numero 20 è il posto ideale. Abbiamo vari contatti del Vertical Climbing Center, 340-730-8976, Vertical Climbing Center sia sulla pagina Facebook che sulla pagina Instagram, Vertical underscore Climbing underscore Venter, ed è l'indirizzo della pagina Instagram, appunto, www.verticalclimbingcenter.it, il sito internet, e poi simon.alberto.piera@gmail.com per quello che concerne l'indirizzo di posta elettronica. Saluto e ringrazio Simone Alberto Piera, auguro a lui e a tutto il suo staff un pronto immediato ritorno, davvero al più presto, insomma, in outdoor, per continuare anche indoor, perché adesso le attività sono sospese, per continuare la pratica, il divertimento, la bellezza della arrampicata sportiva. Grazie mille. Grazie a lei e buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Gli amici di Live Social dico, restate con noi, perché solo qui da noi tante storie, tanti incontri e tante interviste. Non andate via. Vi ricordo il nostro hashtag interviste storie. Arrivederci. Live Social.